e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi mi trovate così, mezza sconvolta, in realtà in tenuta da casa. Ho portato Samuele a scuola, quindi vabbè, non sono truccata come al solito e mi trovate nella postazione camera da letto, anzi con una camera ancora da sistemare, in realtà più che altro il letto. Ma ho in mente adesso di toglierlo completamente e di metterlo a lavare, anche se oggi è venerdì, ma fa niente, mi porto avanti di un giorno perché poi così domani avrò solo il lettino dei bambini. Mi trovate qua perché prima di tutto è successo un nuovo disastro e adesso vi farò capire di che cosa si tratta. Oltre a questo, perché sono in fase di rivoluzione e ogni tanto a me prende questa cosa. Se al mio occhio ci sono delle cose che non tornano, delle posizioni per quanto riguarda sempre il mobilio, quindi l'arredamento e tutto quanto, che non mi soddisfano del tutto. È una cosa che mi succede magari nelle camere che per tanto tempo non ho messo, in cui per tanto tempo non ho messo mano. Esempio, la camera da letto. Adesso è il turno della camera da letto. Diciamo che dopo aver cambiato completamente il mio stile, partivo da uno stile che, boh, non lo so, non so definirlo, e mi trovo adesso in uno stile che è tutto mio e quindi non mi ci ritrovo nella camera da letto. Nel senso che, allora, ho queste applique famose, che avevo tenuto e tutto quanto, ma che non fanno per me. Sono delle applique in uno stile molto English, forse molto shabby, molto non mio, che non mi appartiene. E ho in mente, insomma, delle novità all'interno della camera da letto. Ora vi faccio capire, tento di farvi capire. Prima cosa, abbiamo spostato ieri con Francesco una parte dell'armadio ed è stata messa nella camera dei bambini. Dimmi. Arrivo! Non ce la farò mai. E l'altra cosa che ho fatto è stata quella di staccare le appliche. Quindi stamattina mi sono messa col cacciavite e le ho staccate. Ho già in mente le appliche che vorrei andare a posizionare qua, le ho già viste. Seconda cosa che è successa è praticamente quando siamo andati in montagna ho dovuto utilizzare tutti i copriletti, i due copriletti che avevo con gli angoli. Quindi sono andata a mettere qua il terzo copriletto che avevo color azzurro, che secondo me ci sta benissimo col grigio, ma sono andata in tilt nel colore della parete. Perché ovviamente è un pugno nell'occhio, cioè non stanno bene, non sta bene l'azzurro del letto che vedete qua con il colore della parete. E mi ha mandato completamente in tilt questa cosa. Quindi ho un'altra idea anche in questo senso. Ho già anticipato tutto a Francesco, che è il punto fondamentale. E ho in mente un'altra cosa. Insomma, non vi dico più di tanto perché poi non mi piace anticipare cose e poi non farvele vedere, nel senso che ci sto ragionando, mi sto documentando, sto guardando, sto cercando e devo comunque riuscire ad andare poi ad acquistare ovviamente le cose. E però penso che con le cosine, arrivo Raffa! Però penso che con le cosine che ho trovato dovrei essere a cavallo. In più mi manca la tenda della camera, perché era la famosa tenda che avevo messo in soggiorno, che dovrei riportare quassù, ma anche per quello devo vedere una tenda particolare. Ora vado un attimino da Raffaele e intanto vi faccio capire tutto quanto, tra cui anche il disastro. Andiamo. Buongiorno, per tutto il giorno. Cosa sto facendo? E ritorna al famoso bianco. Sempre così. Il bianco, quello che non stanca mai. Quanto è durato sto colore? Un paio di mesi? Grazie, grazie Twinko. Ragazzi, il bianco è l'unico colore che non stanca mai. Mai. No.
Mannaggia. E vabbè, dai. Almeno abbiamo sempre da lavorare. Franci? Ehi! Ma lo sai perché ti ho fatto fare questa cosa? No! Perché in realtà... Aspetta, aspetta che sposto il cuscinone. Sì, ma okay. Quando devo fare 50 all'ora? Tu dici? No. Ma in realtà qua dove era verde, adesso che è passato il bianco, sembra proprio bianco. Però se guardi sopra dove è sempre stato bianco e si vede proprio la riga di divisione. Uno sembra più trasparente. Ci verranno un po' di mani, vero? Anche su lo devi dare, quindi? Devi salire con la scala, poi? Ma no, uso il bastone, magari. Ecco, arriviamo al punto. Sai perché ti ho fatto fare questa cosa? Perché tu non avevi ancora utilizzato questo. Che è il set da pittura che avevamo preso alla Lidl ormai un sacco di tempo fa. Era ancora intatto, nuovissimo, il bastone ha ancora... il cartoncino incollato, quindi ho detto, caspita, adesso bisogna trovare l'occasione giusta per utilizzarlo. Comunque, allora, ieri io ho tolto le lampade, Franci mi ha detto che sono stata anche un po' sciocca perché non ho staccato la corrente, però per fortuna non è successo niente. Effettivamente di solito gliela stacco io a lui, ma quando faccio io le cose vado a 200 all'ora sbagliando. E adesso ho in mente altre cose, quindi per ora partiamo con la parete e poi con calma aggiungeremo tutto il resto. Vero Franci? Sì. Ha coperto il covo. Vero? Dai, il più. Per essere una mano, sì. Beh, quella vernice lì è una vernice che hai preso in colorificio, sì. Quindi, no, è bella. Cosa facciamo poi? Di comprare qualche clip? Surprise! Sarei felice, vero, poi. Le monti te, tanto hai smontato queste. Ho smontato queste, quando le monto prendo la scossa, ma vabbè. È semplice, comunque è semplice. E... Eccolo qua, no. L'avevi appoggiato di lì. Guarda la Daisy. Comunque sto pensando un sacco di cose e per il momento bianco dobbiamo... Daisy, lo so che non riesci ad andare nella tua cuccia. Il bianco per il momento è così e deve dare un'altra mano. Adesso vediamo una cosa. Sì, Franci, hai pitturato anche qua dove c'era il muro sporco della Daisy, dove c'era la cuccia di Daisy. Che bravo. Ehi, domani sì, magari se riesci alla mattina si finisce questo spazio. Intanto di là stanno giocando tra di loro e si sente. Bravo Franci, sei stato bravo, dai. Sei stato bravo, cioè mi hai fatto colorare per niente con quel colore là. Lo so, ma io coloro. No, è vero, tu scusami. Dici cosa colorare. Io dico, io invento, io penso, poi però se c'è qualcosa che non va come dico io al mio occhio, niente, devo tornare alle origini. Quindi torno alle origini del bianco. Guarda la Daisy che vuole andare in camera con loro perché li senti di là. Vedi, vuoi andare a prendere le pallonate? No. Vuoi prendere le pallonate? No, sei di qua Daisy, meglio. Dove siete? Allora, situazione attuale, Raffaele Spider-Man, poi Samuele Lupo. A carnevale facciamo
Il padre è il cacciatore, la mamma che è il puccetto rosso, io sono il lupo e Raffaele. E Raffaele, lasciamo. E la Daisy cosa facciamo? Niente. E facciamo fare, non lo so, qualcos'altro alla Daisy. Qui, questo è il gioco della domenica mattina, travestimenti. E di qua invece c'è il nostro omino delle pulizie. Omino? L'omino delle pulizie. Francesco, mio marito. Sei felice? Sì. Sei felice perché adesso ricomincia con la parete. E devo dire però che ieri il colore che ha steso, vero, è quasi bianco, si vede leggermente. Adesso deve dare la seconda mano, non vede l'ora. Infatti questa è la sua faccia della domenica mattina. E però no, sono felice. Adesso con questa mano poi avremo finito. Ciao cucù, come adesso siete belli. Caldo. Adesso fa caldo, certo, Samu, c'hai un lupo addosso che è una pelliccia. Lo sapete che adesso il papà si deve mettere a finire di dipingere la parete? Sì. Sì? Sì. Parti, digli, pronti, partenza, via papi. E di qua si può passare? Sì, si può passare perché abbiamo già pulito. Ma è bagnato? No, non è bagnato, prova. No, però mi strofina. Allora no, fai il giro da questa parte davanti. Guarda che il papà ha pulito benissimo la cuccia della Daisy. Guardate come fa. Eccolo. Sì, è stato tu, vero? Comunque Samu, anche stamattina mi ha acceso la mia Yankee Candle. Arrivo, eh. La mia Yankee Candle Clean Cotton. No. Adesso qui sono le autocertificazioni appoggiate. Ma e queste. Quella è mia. È spettacolare, buonissima. Ha un profumo delicatissimo. Sì. Ma devo quella dire che no. Se devo scegliere è la mia preferita, buonissima. Partiamo. Sì. Ciao ciao. Guarda. Parete in camera terminata. Adesso dobbiamo aspettare che si asciughi. Perché si vede ancora lievemente la riga, ma è proprio data, Franci diceva, comunque dal fatto che è appena passato e domani sarà diverso. Comunque ha pulito tutto perfettamente dietro, quindi adesso ha rimesso anche su le coperture, diciamo, delle prese della corrente, degli interruttori. Quindi la parete è tornata bianca, prossimamente vedremo. E adesso vi faccio vedere che Franci è giù che sta pitturando tutta la scala, perché ovviamente salendo i bambini si appoggiano a lato e la scala era piena di ditate. E qua come va Franci? Vedi come sono le ditate, vedi che ormai già ho coperto tutto. Ci sono proprio che si vede qua, ci sono tutte le ditate. Infatti stavamo dicendo che comunque il bianco è comodissimo. No ma dai lo dici sì, perché io nella casa di prima gli ho fatto fare continuamente colori diversi. Ti ricordi Francia il corridoio sì, di là che ti avevo fatto fare l'antracite e avevo fatto fare una banda antracite anche sopra la cucina e poi era un disastro da coprire. Invece col bianco, una volta fatto, si ripassa in un attimo e la casa sembra proprio pulitissima. Bello. Questi quadretti qua che ho messo per tutta la scala. Così. Poi in altissimo, il problema è che noi abbiamo la scala, ma adesso... Con la mia scala di ripodatura abbiamo un po' di ragnatelette. Eh sì, in altissimo, perché adesso vi faccio capire. Ma quanto sarà Franci qua? Da dove sei tu è alto, sarà almeno... tu sei quasi... Io arrivo con fatica là in alto. Sarà quasi 3,50 m. Eh sì, altissimo, cioè c'è tutta questa parte... Lì da fare un soppalchino. Che dove si potrebbe, sì sì, fare un soppalco, ma lì ci dovrebbe... aiutare proprio un architetto per capire come chiudere nella maniera migliore. Per il momento non abbiamo bisogno, ma io, oddio, mi sa che mi sono appoggiata io. No,
leggermente. Guarda, però adesso vi faccio vedere col qua. Col terzo figlio poi c'è bisogno. Col terzo figlio? Ma no, scherziamo, per piacere. Allora, adesso sto facendo la retro a gradino. Però vedete in alto, cioè proprio altissimo. Io ho visto delle case dove hanno ricavato proprio delle stanze in più, abbassandosi, però qui ovviamente non è finestrato, quindi non c'è la finestra, ci sarebbe bisogno solo di luce artificiale, abbassandosi anche solo delle stanze, oppure come dice Francia, appunto dei ripostigli in più. Ma per il momento va benissimo così com'è. E niente, adesso Francia va avanti qua. E poi con calma vedremo il proseguo della camera da letto. Buon lavoro, ciao Franci. Ciao ciao. E dopo le scale siamo scesi in soggiorno, perché sotto soggiorno avevo spostato il buffet, come avete già visto, e quindi era rimasta la riga sotto la televisione. Adesso così è bianchissimo. Bianco candido. Il prossimo cos'è, Franci? Oh, vediamo, intanto c'è l'ingresso. Ah, era l'ingresso, vero? Perché sì, l'ingresso di lì è conciato. Guardate che bella la mia monstera. Gigante. Sta facendo un sacco di foglie e tra l'altro anche un sacco di radici lunghissime. Sì, l'ingresso lì. Tutta quella parte lì è da pitturare, perché spostando le cose, poi qui è proprio di fronte alla stufa e qui c'è il barattolino di vetro che devo portare fuori nel vetro, insomma, nella pattumiera del vetro. Spostando le cose comunque è normale che rimanga macchiato il muro e in più comunque la stufa butta fuori sempre un pochino di fumo. Ecco, quindi adesso vedremo se Franci farà anche qua. Dove? Lì. Dov'è che è Franci? Là. Ah, sì, è vero, dove appoggiavamo la scopa elettrica, è vero. La situazione di oggi è giovedì, è questa. Allora, Raffaele si è addormentato. Vuole che gli racconto delle favole. Oggi si è addormentato con la fiaba di Cappuccetto Rosso, dei porcellini, ieri con quella di Cappuccetto Rosso, oggi con quella dei tre porcellini. E la situazione in camera nostra, non spaventatevi, è questa. Praticamente, dove ho appoggiato praticamente tutte le cose, qui è così. Ancora vuoto, quindi praticamente il vuoto. Qui ho appoggiato solo il quadretto che mi piace un sacco, che è quello del battesimo di Raffaele. Qui c'è, vabbè, il mio telefono, poco importa. La situazione è questa. Non c'è Franci, c'è pure l'asse da stiro fuori, che in realtà sto valutando un attimino dove andare ad appoggiare. Uno spazio qua, che è questo spazio dietro alla porta. Così, dove, aspettate che chiudo, adesso ho messo la scala momentaneamente, viste tutte le cose che sto facendo, e quindi niente, devo vedere un attimino dove muoverla, dove spostarla e dove sono finite le cose. Franci ha portato la cassettiera e i comodini a delle persone che ce li hanno richieste, quindi così andrò a fare quelli che sono i cambiamenti. In questi cambiamenti ci sarà anche la cuccia di Daisy. Ho già visto qualcosa che è interessante, che mi potrebbe piacere per andare a togliere proprio tutta la struttura che ha fatto Franci, che magari porto giù anche quella, e pensavo di lasciare solo un cuscinone. E niente, ho riportato di qua anche il pezzo da 50 del mobile che avevamo spostato in cameretta dei ragazzi,
E è solo che non avendo le cose sotto mano continuamente mi sentivo scomoda e quindi niente, l'ho rimesso qua. Questo è un armadio IKEA della linea Pax con le ante Tissedal, mi sembra che si chiamino. Vedete qua anche che sono andata a spostare delle maniglie, ma adesso devo riuscire ad andare a IKEA per capire un attimino che tipo di maniglie metterci. E niente, io mi auguro di riuscire a breve a fare tutto. Diciamo che adesso che ho venduto sì, tutta la mobilia, posso pensare a quella nuova, perché altrimenti a me non piace accumulare cose in casa, ma mi piace prima riuscire a liberarmi di quelle che ho, che tanto sono sempre tenute molto bene, e così poi andare a rinnovare a necessità. E diciamo che mi alleggerisce un po' questa cosa, quindi niente, io vi lascio con questa fantastica panoramica di oggi dove manca tutto, e mi auguro insomma a breve di farvi vedere tutto quanto. Qua la parete vedete com'è diventata bianca, bianca completamente. Oggi c'è una giornata brutta, uggiosa, e infatti ho le persiane praticamente chiuse, entra poca luce. E niente, vi lascio insomma con questa panoramica e mi auguro a breve di riuscire a terminare tutto. E soprattutto devo un attimino chiudere gli occhi, perché io quando vedo le cose appoggiate un po' così a caso mi viene il nervoso, ma domani dovrei riuscire ad andare a IKEA. Vuoi lanciarti? Franci? Sì? Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Dove andiamo? L'IKEA? No. No? No. No? No.